Eccoci qui, ben ritrovati amici di QSVS, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi e di attivare la campanella, di lasciare un bel like qui sotto, in compagnia di Michael Cuomo. Ciao Michael. Ciao Andre. Reduci da San Siro, partita... E tu reduci, immagino, da una grandissima serata. Da una grandissima serata, sì, quando il Milan vince è una grandissima serata, devo dire. Lo Michael... Lo sento dalle tue corde vocali. Sì, la voce non c'è più, è colpa di Giroud. Bella, mi piace. Ti piace? E poi è molto aderente alla realtà. Io ho estremizzato ieri, ho estremizzato, cioè? Ho detto non era la maledizione del 9, ma era la maledizione di chi lo vestiva. Sì. Poi mi hanno fatto notare che in realtà, per esempio, Higuain è proprio scarso, non era. Però, mentre Higuain era arrivato, per esempio, prendo Higuain come spunto e come punto di discussione, mentre Higuain era arrivato praticamente a fine carriera, anche anagraficamente Giroud parrebbe a fine carriera, ma a livello di mentalità io vedo un giocatore ultra coinvolto. Cioè, quante volte te l'ho detto, Mario? No, ma è vero, però mi devi dire... Giroud è il mio cavallino. Però non era, un detrattore. No, sai che io sono affezionato ai vecchietti. Sì. E mio nonno in primis, ma poi nel senso, no? Ma ero anche affezionato a Mandzukic. Però, devo dire, lui segna contro il Torino, sembra che segni in Champions League con la maglia del Chelsea in una finale. Mi piace tantissimo anche come va a esultare, esatto. Come parla nelle interviste, come a fine partita va a salutare il pubblico. E di lui si diceva, prima che arrivasse al Milan, ricorderai, ma è uno che segna pochissimo. Io però quest'estate ero andato a vedermi le medie. In Premier League aveva fatto un gol in 140 minuti, in Europa League un gol in 120 minuti, più o meno così anche in Champions. Ho detto, caspita, questo quando gioca segna. Oggi lui ha fatto 4 gol in campionato, tra l'altro tutti a San Siro, punti pesanti, poi andiamo sulla partita di ieri nello specifico, e fa un gol ogni 105 minuti circa, quindi più o meno un gol a partita. Ragazzi, è un bomber vero, e io mi arrabbio con chi dice che al Milan manca un attaccante. Magari mancherà sulle seconde e terze linee, ma la primissima scelta, non me le volere, grande stimatore di Ibra, ma oggi no, Olivier Giroud. La prima scelta è un posto che si divide in due. Una poltrona per due. Mi fa piacere, però che i due non litighino, perché è molto importante, no? Il Milan ha già avuto una poltrona per due, non è andata benissimo. È chiaro che sulla terza casella io ti dico, allora, per me ieri Belotti non è stato un pollo. Io ieri ho visto un bel gallo. A me è piaciuto. A me no. E poi è chiaro, tu mi prendi come spunto il pallone che ha sbagliato lì in area di rigore, e per un numero 9 è pesante. No, ma è non solo quello. In generale, guarda, si è stato un po' a combattere, ma... No, invece... Quando è entrato Sanabria, da così a così, Io non sono... Meno male che Sanabria non ha giocato dall'inizio. Io non sono un grande fan di Belotti. Lo sai, quando si diceva affidiamo l'attacco a Belotti, dicevo no. Per me non, no. Però ti dico la verità, affiancare Belotti a Ibra e Giroud sarebbe non tanta roba, tantissimissimissima roba. Tu ragioni ancora con Ibra l'anno prossimo al Milan, quindi? Perché tu ragioni senza Ibra? Io ragiono con un bel punto di domanda. No, io ragiono. Vediamo come va quest'anno. E mi chiedo, anzi te lo chiedo tra poco, ce lo chiediamo tra poco, e ve lo chiediamo tra poco. Ieri partita che un anno fa il Milan non avrebbe vinto. L'importanza di avere giocatori come Giroud. Ma solo quella di ieri? Pesa? No. Ah. Resto sull'attualità più calda. Punti pesantissimi. È vero che il Torino ha perso con tutte le big, però il Milan arrivava da una situazione complicata a livello di infortuni, di rientri che sì, secondo me nel primo tempo si sono viste di più le scorie della febbre alta dei giorni scorsi, nel secondo tempo invece è uscito bene. Krunic è rientrato, ha giocato sempre, aveva bisogno di riposare. E adesso vediamo Rengias come sta. C'era fuori Ballo Touré, Kalulu a sinistra, no good, come direbbe Mandzukic che hai citato poco fa. Tonali un altro che avrebbe bisogno di riposare. Lo stesso Leao, come ha detto post partita Mister Pioli. Per questo dico, questi sono i punti da grande squadra, no? Si dice corto muso. Qui diciamo punti pesantissimi. Perché il Milan secondo me sta gestendo un calo fisico e fisiologico benissimo. L'anno scorso quando Milan cala di condizione i punti non li fa. Quest'anno sta facendo punti in partite sporche e sono pesantissimi, e oggi per la prima volta mette pressione alle altre, sì, che hanno partite agevoli, probabilmente vinceranno, ma vediamo. L'Atalanta ad esempio domenica doveva vincere, ha pareggiato. No, ma però posso dirti una cosa? Dimmela.
Ma perché se lo fa la Juve, grande Juve, cioè lo fa la Juve e si dice, ma io sono il primo a dire, se la Juve è quella dell'1-0, è una Juve che fa paura. Però, proprio per coerenza di quello che dico, oggi sono qui a dire, per me quella di ieri è comunque una grande partita del Milan. Va vista da un punto di vista diverso. Cioè, anche saper difendere e saper lottare, saper soffrire è una qualità. Cioè, dobbiamo dimenticarci, dobbiamo uscire da questo giochismo che se non fai 3 passaggi di fila e non fai almeno 10 tiri in porta hai giocato male. No, la bravura di una squadra è anche saper soffrire, capire in quel momento i propri limiti, fare di necessità virtù. Cioè la Juve fa saggezza questo ragazzo. No, perché Andre, dimmi se sbaglio. No. Oggi si parla della prestazione del Milan in maniera negativa. Il Milan ha vinto 1-0 di Cortomuso, ha vinto all'Allegri. Se la fa Allegri, facciamo gli approfondimenti dicendo bravo Allegri che ha ritrovato la Juve dell'1-0. Tanti anni a inseguire le altre, quando vedevo le altre che stavano su, che vincevano così, bravo. Da questa parte mi dava un fastidio e immagino oggi il fastidio degli altri. Perché quando tu, ad esempio, la Juve fai 4 partite di fila e vinci, 4 di fila, però non recuperi punti, li perdi, deve essere snervante. E no, certo. E la Juve oggi, se perde, ma la stessa, se non vince, la stessa Inter, la Empoli, probabilmente vincerà, ma se non vince sono problemi. Sì. Oggi Milan mette pressione, il Napoli domani probabilmente vincerà, vediamo, sì, credo di sì, la stessa Atalanta. E quindi dico che il Milan, ripeto, sta facendo un percorso netto importante. Occhio adesso all'esame di maturità. Perché io guardo il calendario del campionato, in mezzo ci saranno Porto e Atletico Madrid. Tra parentesi, se vinci col Porto e Liverpool fa Liverpool contro l'Atletico Madrid, tu devi andare al Wanda Metropolitano e giocarti la qualificazione. Sei in corsa, sì. E quindi sono due partite vere, dove non si potranno e dovranno fare calcoli. Detto questo, oggi abbiamo la prima prova, Roma, la seconda prova, la più difficile, che è l'Inter, e poi abbiamo l'Imbalzi. La prova crocette, la Fiorentina, che uno dice la prova crocette delle tre è la più facile tra virgolette, perché le risposte multiple sono quelle che a scuola riuscivi a scopiazzare meglio, ma attenzione perché poi le crocette ingannano. Quindi la prova Imbalzi a Firenze sarà una prova secondo me molto molto importante. Ci penseremo, io dico che dopo Roma Inter al Milan manca di incontrare delle sorelle, soltanto il Napoli, sì, 19 quindi, dicembre ore 20:45. Beh, il calendario si è già prenotato. La domanda me la faccio, ve la faccio e te la faccio. Vai. Domenica, sì, contro la Roma, domenica sera, Ibrahimovic titolare. Ecco, già ho dato la risposta. Era questa la domanda? Sì. Ma non puoi. E io ti dico invece Giroud titolare. Guarda, ieri si è tolta tutta la vita. Ieri si è tolta la felpa, il ruggito del leone che ci ha tatuato dietro la schiena. È ruggito di tutto San Siro, 87esimo, partita di sofferenza, 1-0 col Torino che attacca e San Siro sembrava ribollire di una tranquillità che solo un 3-0 poteva dare, e se non è il 3-0 che lo può dare, chi è che può dare questa tranquillità? Il suo ingresso in campo. Zlatan Ibrahimovic. No, dai, per come l'abbiamo visto è troppo indietro di condizione. Domenica è Giroud tutta la vita, Giroud quando gioca segna. E anche Ibra contro il Volpone, teniamolo in panchina, di José Mourinho, teniamolo in panchina, che io l'ho visto molto contro Napoli, ho seguito molto attentamente quella partita e l'ho visto a bordo campo cosa faceva Mourinho, l'ho visto, e secondo me la metterà giù così anche contro il Milan. Cosa faceva? La buttata in cacciara. Mi raccomando, rompete le scatole di Osimhen, fatelo arrabbiare, mi raccomando, picchiate, mi raccomando, tant'è che è stato espulso. Ha tirato su di sé l'attenzione quando le cose non andavano benissimo, eccetera. Michael Giroud. Solo Ibra mi aspetto dal primo minuto. È troppo indietro. Ragazzi, Giroud ha partita in corso. Ma no! Giroud ha partita in corso. Giroud dall'inizio, Ibra magari in corso. Ibra, mettiamolo col Porto. Tu dici? Sì, perché a me del Porto interessa molto meno che della Roma. Ibra contro la Roma e Ibra contro l'Inter. No, scusa, e poi apriamo il capitolo. Ma tu vai a giocare il derby senza Zlatan in campo? Intanto sto pensando alla Roma. Ho capito. Step by step, siccome, o day by day come Renzi. Siccome c'è Mourinho in panchina e quello è un derby sotto sotto, io ti dico che i derby me li gioco con Zlatan. Non mi hai convinto. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Un abbraccio. Un abbraccione. Iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi. Ciao Michael. Ciao.